Stasera colleremo insieme questi due disegni.
come prima. Sì. Questo è green, cioè dice green. Questo è green, effettivamente. Cos'è Indian Blue? Ma lì dobbiamo fare quello. Qual era? Oh no, qual era adesso? Era questo. No, deep. Brilliant blu era. Nope. Vabbè, l'ho perso, quello non so più qual è. Giusto, se non erro, dovrebbe essere così. Ok, poi impariamo le luci e le ombre con Ecate. No, dovrebbe essere il contrario, insegna ad Ecate le luci e le ombre. Ok, la cosa che mi spaventa di più fare è l'ombrello, quindi farò il fungo. Adesso io non so questo che rosso sia, proviamo.
sopra alla parte superiore dell'ombrello, come se si vedesse l'ombra di quei colori. Comunque questo colorando la sciarpa ho abbinato due colori che secondo me stanno da Dio insieme, cioè il verde e il viola, e le ho presi color pastello. Ecco qui appunto sto cercando di ricreare l'ombra, diciamo il riflesso, non so come spiegarlo, del colore che ci sta sopra all'ombrello, perché mi doveva essere tipo, non lo so spiegare, comunque nella mia testa puoi suscitare, riprodurre quello che stavo pensando. Secondo me ci sta bene così. E poi ovviamente ho colorato i fiorellini. Poi sono andata anche a ricreare l'ombra, però penso di aver sbagliato l'ombra del fungo, forse sotto la parte rossa andava un po' di ombra, non lo so, fammi sapere nei commenti. Vabbè, poi ho scelto questo bel verde, quello iniziale che avevo scelto per il prato, che poi è stato coperto dagli strati di colore. E adesso iniziamo a fare i punti luce. Qui penso di aver fatto abbastanza bene. Iniziamo con le stelline. È uno di quei colori che vanno su diversi materiali, un po' diciamo indelebile. E ho fatto le stelline sia a più e si è anche fatti a puntini, e da quel tocco in più che mancava nello sfondo, perché è notte. E poi dopo ho iniziato con i punti luce e l'inchiostro di questa penna è un po' tipo acquoso, quindi ogni tanto va passato oppure premuta la punta per far venire giù più l'inchiostro. Secondo me questo dettaglio rende il disegno più vivo, e quindi penso che tutti i prossimi disegni che farò cercherò di dare questo effetto, perché effettivamente quella cosa in più che manca ai disegni piatti che di solito coloravo. Adesso comunque vedrai man mano che aggiungo questo punto luce. Ho cercato appunto di ragionare un attimo su dove la luce della luna potesse cadere e dare questo effetto. Sul bastone, cioè ero indecisa se farlo sul bastone dell'ombrello, perché non lo so, lì per lì non mi sembrava. Dopo invece a fine video, dopo la ripresa, ho deciso di aggiungerlo perché mi sono accorta che mancava, insomma, che ci doveva essere. Si è cancellato per fortuna.
questo avevo.